paese oggi può considerarsi redento dal triste flagello della malaria, ma poco più di un secolo fa le sue condizioni erano ben diverse. Giovan Battista Grassi, infatti, nel 1898 affermava: D'Italia esiste materialmente, ma in realtà vi sono due Italie. L'una prospera, l'Italia non malarica, l'altra decadente, l'Italia malarica. Ma facendo un passetto un po' più indietro, Giovan Battista Grassi nacque a Rovellasca, in provincia di Como. Nel 1854 studiò medicina all'Università di Pavia. Sin da giovanissimo si dimostrò enormemente interessato alla ricerca e si laureò in medicina nel 1878. Giovan Battista Grassi fu celebre in tutto il mondo scientifico per aver scoperto il modo di trasmissione della malaria attraverso l'insetto zanzara, del genere Anopheles. Alla pesca o ai lavori del porto. Nei dintorni la campagna era abbandonata e desolata, non si poteva coltivare o utilizzare per il pascolo perché era piena di paludi e acquitrini. Alla fine del 1800 cominciò la prima bonifica di questi territori ad opera dei braccianti ravennati. Il 24 novembre 1884 partirono alla volta dell'agro romano. 500 braccianti e 50 donne ravennati. Da lì a poco divennero i protagonisti della bonifica di Ostia e Maccarese. La seconda bonifica avvenne nel 1925, nel ventennio fascista. È venuto a bonificare ha trovato delle condizioni spaventose, stagni, paludi, per cui si è dovuto cominciare a fare i primi scavi di questi canali con la pala, la vanga, la cariola in legno e oltre alla fatica c'era il problema anche della malaria. La malaria che portava nel nostro territorio romano a molte vittime, tant'è vero che Maccarese, noi stiamo qui nella zona di Maccarese, aveva un triste nome, era considerato il regno della malaria. E dopo l'Unità d'Italia, dopo la prima bonifica dei Ravennati, arrivano in questi luoghi dei dottori molto importanti, illustri. Io dico solamente alcuni nomi: Giovan Battista Grassi, Ettore Marchiafava, Antonio Dionisi, che hanno collaborato al miglioramento igienico nelle nostre condizioni. Inizialmente si pensava che la malaria, così come suggerisce il nome, fosse dovuta a delle esalazioni che venivano da questi acquitrini. Quindi i primi interventi di bonifica furono la piantumazione degli eucalipti, proprio per la proprietà di questi alberi di secernere una sostanza balsamica che si pensava aiutasse a purificare l'aria. Giovan Battista Grassi all'inizio fece numerose raccolte in acqua di zanzare per studiare la loro presenza nelle paludi. Spesso richiedeva l'aiuto dei bambini, figli dei braccianti e dei pastori che pascolavano le bufale e le vacche maremmane in questi territori. Davano una scatolina e diceva riempitela di zanzare e i ragazzi correvano nelle campagne a cercarle e in cambio ricevevano a volte qualche moneta. Grassi trovò la cura per la malaria, il chinino, che è una sostanza estratta da una pianta, la china. Questa medicina era molto amara e per convincere i bambini ad assumerla, Giovan Battista Grassi e i suoi assistenti giravano per la campagna ad offrire i zuccherini con una goccia di chinino per salvare i bambini. Giovan Battista Grassi morì a Roma il 4 maggio del 1925, ma si ricorda ancora il bene che fece a tutta la comunità di Fiumicino, grazie a tante lapidi. Al nome di numerose istituzioni e strade intitolate.